Questo programma è offerto da Borgo Vecchio, Smart travolge una moto, due feriti. A Cireale, muore un 42enne in un incidente d'auto. Bagheria, si è insediato il neo sindaco Patrizio Cinque. Palermo, go-kart alla seconda circoscrizione. Palermo, Borgo Vecchio, Smart travolge una moto, due feriti. È accaduto ieri sera intorno alle 20 nel quartiere di Palermo Borgo Vecchio, quando è iniziata la folle fuga di tre uomini che erano a bordo di una Smart. Arrivati in via Enrico Albanese, hanno incontrato il posto di blocco dei carabinieri, ma gli uomini non avevano proprio intenzione di fermarsi e si sono dati alla fuga. Ma nel tragitto all'altezza di via Orsini, il conducente della Smart ha travolto uno scooter con a bordo due persone. Due sono i feriti. Sono stati trasportati d'urgenza a Villa Sofia. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della municipale. È scattata la caccia all'uomo per individuare i fuggitivi. A Cireale muore un 42enne in un incidente d'auto. Un uomo di 42 anni, Francesco Nunzio Luca, originario di Pindemonte Etneo e residente a Randazzo, ha perso la vita in un incidente mortale avvenuto ieri sera intorno alle 21.15 sull'autostrada A18 a circa 5 km da Cireale. Secondo quanto si è appreso, l'incidente sarebbe stato provocato dallo stesso Luca. La sua auto ha saltato lo spartitraffico centrale, invadendo la carreggiata opposta, quella che va in direzione di Catania, schiantandosi sul guardrail. Per la cronaca, nessun'altra persona è stata coinvolta nell'incidente. Palermo, chiuso un presunto centro massaggi. Ancora una casa chiusa travestita da centro massaggi. Questa volta l'attività era sita in via Don Platen a Palermo. Pare che appartenesse a una donna cinese di 42 anni. È stata una segnalazione anonima a far scattare l'azione della polizia, che ha subito avviato le indagini con appostamenti nei pressi del centro massaggi. Gli agenti hanno avuto modo di osservare l'entrata e l'uscita dal centro di diversi uomini, due dei quali sono stati fermati poco prima del blitz. Dalle prime dichiarazioni, gli uomini hanno spiegato di essere stati invitati per un massaggio di prova ad un costo molto conveniente e che solo sul posto si sono accorti dell'ambiguità del centro. Sul listino prezzi, una prestazione sessuale di mezz'ora costava circa 60 euro e pare che i clienti venivano attirati con annunci su internet. La cinese sfruttava due sue connazionali, dalle quali pretendeva l'80% dei guadagni. Siracusa, arriva la condanna definitiva per il mostro di Cassibile. Dopo oltre 12 ore di camera di consiglio, nella tarda serata di ieri, i giudici della Corte d'Assise di Siracusa hanno inflitto l'ergastolo a Giuseppe Raeli, 73 anni, riconosciuto autore di 6 omicidi e 2 tentati omicidi, compiuti tra il 1997 e il 2004 ed attribuiti al mostro di Cassibile. Gli agguati sarebbero avvenuti sempre nella stessa zona, tra Cassibile Noto Avola e Fontane Bianche, e con la stessa arma, un fucile calibro 12 caricato a pallettoni. In tutte le occasioni, secondo i carabinieri e procura, l'uomo, detto Ulupu, avrebbe sparato per motivi di interesse economico, per debiti non saldati. Dopo lunghe ricerche da parte della polizia e dei carabinieri, il 29 novembre 2010 è stato arrestato Giuseppe Raeli con l'accusa di essere appunto il mostro. Per lui è stato disposto il regime di isolamento. Pozzallo, ennesimo scafista in manette. La squadra mobile di Ragusa ha arrestato ieri sera un egiziano, lo scafista dello sbarco di 311 migranti avvenuto mercoledì scorso a Pozzallo. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, l'uomo, reo confesso, e alcuni siriani avevano creato un gruppo su Facebook per avere notizie sul viaggio. Da lì è stato riconosciuto e in seguito arrestato. All'organizzazione erano dati $500.000, allo scafista invece 6.000. Mamma, perché
c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. Alessandro Cetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni, automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Cetta, è un'idea illuminante. Palermo, turisti nel mirino. Numeri da record, 7 ship in 7 ore. Il centralino della polizia va in tilt. Una valanga di denunce di assalti avvenuti in centro città che vedono come protagonisti i turisti arrivati in città. Il centralino della polizia va in tilt. Una valanga di denunce di assalti che vedono come protagonisti i turisti arrivati in città. Dalle prime indagini avviate dagli agenti della polizia, pare che siano due ragazzi su uno scooter nero gli autori di più rapine. Ne è un esempio lo ship avvenuto nei confronti di una ragazza tedesca di 23 anni che è stata sorpresa alle spalle in via Loro dai rapinatori in scooter, i quali hanno portato via una collanina d'oro. Mentre ad una sua connazionale di 35 anni che passeggiava in piazza Massimo è stata portata via la macchina fotografica. Nello stesso luogo, ad ore diverse, ad un'altra donna tedesca è stata portata via la borsa. Turisti nel mirino di ogni genere. Anche una ragazza di Mister Bianco in vacanza a Palermo è stata vittima dei banditi. Qualcuno sull'autobus in via Roma è riuscito a rubarle dalla borsa il portafogli. Bagheria, si è insediato il neosindaco Patrizio Cinque. Attraverso un comunicato l'ufficio stampa bagherese informa che con un incontro informale con il commissario prefettizio di Bagheria, la dottoressa Michela Laiacona, si è insediato ufficialmente il neoeletto sindaco del Movimento 5 Stelle Patrizio Cinque. All'incontro hanno partecipato anche il segretario comunale Domenica Ficano ed i dirigenti del comune Vincenza Guttuso, Laura Picciurro e Costantino Di Salvo, oltre alla presenza del vicecommissario Saverio Mallemi e del revisore dei conti. Patrizio Cinque ha poi incontrato i giornalisti. Ho già chiesto una dettagliata relazione ai dirigenti, incontrerò a breve tutti i pendenti. Subito dopo l'insediamento, Cinque ha comunicato che sabato si troverà ad Aspra per un evento da lui stesso organizzato e che riguarda la predisposizione di una pedana che permetta l'accesso alla spiaggia ai diversamente abili. Di seguito vi riportiamo il post del sindaco delle ville. Stiamo predisponendo una pedana che parte da piazza Cristoforo Colombo e permetta di accedere alla spiaggia ai disabili. Il tutto verrà realizzato con materiali riciclati ed a costo zero. L'appuntamento sarà sabato 14 giugno alle ore 8 sul lungomare di Aspra. Non si esclude anche una futura azione di pulizia della spiaggia stessa, stracolma di rifiuti. Agrigento, sindaco sospeso. 2 mesi e 20 giorni al sindaco di Agrigento Zambuto per abuso d'ufficio. La sanzione è arrivata per l'acquisto di spazi pubblicitari a spese del comune per promuovere il suo operato in campagna elettorale. Una campagna pubblicitaria autocelebrativa prima delle elezioni finanziate con i soldi della Fondazione Pirandello di cui è presidente. Il GIP Francesco Provenzano, che nel tardo pomeriggio di ieri ha emesso la sentenza, lo ha comunque assolto da altre 2 imputazioni di abuso d'ufficio e da un'ipotesi di falso. La pena, lieve e peraltro ridotta ad un terzo del rito abbreviato, apre le porte alla sua sospensione che avrà durata di 18 mesi, come prevede la legge Severino. Scagionato invece il giornalista Domenico Vecchio. Villa Abate, prima riunione del gruppo comunale di protezione civile. Si è riunito presso la sala Rocco Chinnici della biblioteca comunale Edoardo Salmeri di Villa Abate il gruppo comunale di protezione civile. Hanno presenziato all'incontro il vice sindaco con delega alla protezione civile Francesco Giglio, il comandante della polizia municipale Giuseppe Tuzzolino e 30 volontari. Giglio commenta così: inizieremo adesso un periodo di formazione dei volontari, dotandoli del materiale necessario all'avvio delle attività. Finalmente anche Villa Abate avrà, grazie all'entusiasmo dei nostri giovani, un organo che si occupi di tutelare la popolazione come la protezione civile. Alessandro Cetta, impianti elettrici, allarme, videosorveglianza, videocitofoni,
automazione, antenna e climatizzazione. Contatta Alessandro Accetta, è un'idea illuminante. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Palermo, al via la terza edizione di Miss Terrona. Inizierà da Palermo il concorso di bellezza mediterranea Miss Terrona 2014, ideata da Rodolfo Mirri, emigrato al nord Italia, il quale attualmente vive in provincia di Savona. Le selezioni si svolgeranno domani, sabato 14 giugno, al Karma Club di via Cantieri 27/F. Per partecipare o avere informazioni sul concorso, basta consultare il sito www.misterrona.it o mandare una mail a info@misterrona.it. L'iniziativa, nata nel 2011, è giunta alla terza edizione e vuole abbattere ogni pregiudizio e ogni divario tra nord e sud. Il concorso sarà da giugno ad agosto. Le selezioni locali, finali regionali, prefinali regionali e finalissima si svolgeranno in Liguria dal 28 al 30 agosto. La giornata di Palermo comincerà alle 16 con le prove dei partecipanti, quindi alle 17.30 con quelle degli ospiti. La finalissima si svolgerà il 30 agosto a Cairo Montenotte. Palermo, go-kart alla seconda circoscrizione. Il presidente della seconda circoscrizione di Palermo, Antonio Tomaselli, insieme ai consiglieri della Commissione Sport, Mario Greco, Francesco Cardella, Giovanni Colletti, Giovanni Di Fazio e Claudio Sala, organizzano in collaborazione con lo Sporting Club Warriors l'esibizione di go-kart che si terrà dalle 14 di sabato 14 giugno. L'itinerario interesserà Piazzale Anita Garibaldi, Viale dei Picciotti, Viale d'Aosta e Via Stefano Canzio. La seconda circoscrizione ha deciso di intitolare la manifestazione Primo Memorial Beato Padre Pino Puglisi, poiché il circuito interessa le strade dove trascorse la vita il parroco di Brancaccio, e la premiazione avverrà proprio nella casa di costui, che oggi è un museo. Catania. Domani si festeggia il compleanno di Lupo Alberto. Sabato 14 giugno a Catania, in occasione del compleanno del famoso fumetto italiano Lupo Alberto, sarà allestita una mostra che sarà presenziata dal suo creatore, Guido Silvestri, in arte Silver. L'allestimento Lupo Alberto 40 anni è curato dallo storico Ferruccio Giromini ed è centrato sull'azzurro e carismatico lupo, impegnato giorno e notte a incontrare l'amata gallinella Marta, in contrasto col cane Mosè. A tagliare il nastro sarà il modenese Silver. Quello che si svolgerà a Catania, al Borghetto d'Europa, sarà l'unica tappa siciliana della mostra. Ultima ora. Colpo di scena al comune di Agrigento. Il sindaco Marco Zambuto del PD ha annunciato nel corso di una conferenza stampa le sue dimissioni dalla carica. La decisione è giunta dopo la condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione inflittagli dal GIP del Tribunale di Agrigento per abuso d'ufficio nell'ambito di un'inchiesta su alcuni incarichi e spazi pubblicitari acquistati con i fondi della Fondazione Teatro Pirandello. «Accetto la sentenza», dice Zambuto, «ma siccome mi sento innocente farò appello. Ho agito per la città e do le dimissioni per evitare che qualunque ombra e qualunque macchia possa ricadere sul comune». Thank you.
caro saluto a tutti gli affezionati ad ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 13 giugno. L'anticiclone africano Ciclope abbandona l'Italia, sconfitto da correnti molto instabili provenienti dal nord Europa. Temporali diffusi attendono le nostre regioni. Ecco il dettaglio: al nord il tempo diventa via via più instabile nel corso della giornata, con sviluppo di temporali che dalle Alpi scendono fino verso le pianure. Fenomeni intensi soprattutto sul Piemonte, in maniera più sparsa altrove. Attenzione alla possibilità di trombe d'aria, peggiora ulteriormente in nottata con temporali diffusi sulla pianura e molto forti anche con grandinate. Al centro prevalenza di bel tempo sulle coste, settori orientali addensamenti compatti invece interessano tutti gli Appennini e zone occidentali adiacenti ad essi, con sviluppo di rovesci temporali, rovesci locali anche sui monti della Sardegna. Caldo in attenuazione, raggiungiamo il nostro amato meridione. Anche qui il tempo sarà in prevalenza soleggiato su gran parte dei settori, ma addensamenti compatti interessano le regioni appenniniche anche con locali rovesci, specie sulla Sicilia centrale. Abbiamo visto i venti continuano a soffiare debolmente su tutti i nostri bacini, possibili raffiche durante i temporali, minime stazionali su tutte le regioni comprese tra i 16 e i 23 gradi. Durante il giorno farà meno caldo al nord, con 29-32 gradi previsti, tra i 27 e i 34 gradi al centro e 26-31 gradi al sud. Amici, la previsione termina qui. È finita l'era di Ciclope, in arrivo Summer Storm, la prima tempesta estiva del 2014. Seguite gli aggiornamenti solo su www.ilmeteo.it. Ciao! Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 13 giugno, si festeggia Sant'Antonio, patrono di Padova. Il nome Antonio deriva dal latino Antonius, di probabile origine etrusca e di etimologia incerta. Varie le ipotesi sul suo significato, alcune sono colui che fronteggia i suoi avversari o inestimabile. Dice il proverbio: a luna crescente non tosare se vuoi risparmiare. Sono nati oggi Fernando Pessoa, John Nash, Mary Kate e Ashley Olsen. Il 13 giugno 1818 il medico francese René Théophile Lennec annuncia l'invenzione dello stetoscopio. L'idea nacque osservando dei ragazzi giocare con una pertica lunga e sottile. In questo giorno del 1946 il re Umberto II lascia l'Italia. Inizia un esilio che sancisce la fine del potere reale in Italia. Infine, il 13 giugno 1983, dopo un viaggio di 11 anni, la sonda Pioneer 10 oltrepassa l'orbita di Nettuno, divenendo il primo oggetto creato dall'uomo a lasciare il Sistema Solare. Aristotele ha detto: se c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Se non c'è una soluzione, perché ti preoccupi? Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, venerdì 13 giugno. Ariete, la corrispondenza vivace scambiata con la Luna in Sagittario assicura un deciso sprint per vivere la giornata odierna nel migliore dei modi. Per dare respiro e piacere alla vita di coppia, potete iniziare a fantasticare sulle vacanze estive. Toro, usare quantità abbondanti di fiducia darà alla vita un senso nuovo. Non tutti i mali spariscono, ma con questo spirito tutto si può affrontare. In amore è importante il sorriso per neutralizzare il dardo avvelenato di Venere opposta a Saturno. Gemelli, il sole nel vostro segno è una fucina di trovate brillanti. Peccato che a divertirsi siano gli altri, poiché voi oggi siete decisamente sottotono. L'astro più luminoso del cielo non riesce a darvi la spinta giusta, bloccato dall'opposizione lunare. Cancro, non resistete ad una bella ricompensa e per inseguirla negate a voi stessi il bisogno di riposo, tanto da rimettervi immediatamente al lavoro. Trovate energie che non sapevate nemmeno di avere per affrontare e smaltire la montagna di impegni. Leone, già di per sé la luna in Sagittario, energica come piace a voi, vi regala una marcia in più. Oggi poi avete un carico di motivazioni extra. Ottimismo, autorevolezza e simpatia vi aiutano a raggiungere i migliori traguardi senza troppo sforzo. Vergine, quando già di primo mattino vi accorgete di non girare a mille, la fine della giornata diventa un miraggio. La luna in quadratura ha le sue colpe. C'è sempre un motivo valido per accendere la miccia della polemica o per bisticciare con qualcuno. Bilancia, la luna in Sagittario, in sestile al vostro segno, promette novità entusiasmanti in fatto di viaggio.
viaggi, progetti e, perché no, incontri amorosi. Dal cilindro potrebbe persino saltar fuori una vecchia fiamma, in cuor vostro, mai del tutto dimenticata. Scorpione, si prospetta una giornata che implica un impegno multitasking su mille fronti diversi. Contemporaneamente niente c'è che non abbiate già visto. L'importante è mantenere la calma e soprattutto non farvi prendere dall'ansia del tutto e subito. Sagittario, la luna nel segno, infastidita dall'opposizione del sole in gemelli, cerca di tenere testa alle difficoltà, ma potrebbe perdere qualche colpo. Dovrete sfoderare gli assi che avete nella manica per superare gli ostacoli e puntare alla vittoria. Capricorno, quando una forte emozione bussa alla porta, non senza il naturale scompiglio che essa sottintende, la vostra prima reazione è sempre la fuga. Tentate in ogni modo di nascondere a voi stessi ciò che accade, per paura di scoprirvi vulnerabili. Acquario, il premio per questa giornata allegra va alla luna in Sagittario, che da vera amica vi restituisce, almeno in parte, l'equilibrio emotivo. Sfoggiate un look originale ma di buon gusto, che inaspettatamente vi procurerà diversi ammiccamenti. Pesci, diventate intrattabili e anche piuttosto pesanti se le cose non vanno come dovrebbero. Avete il vizio di parlare sempre per teorie e principi. Nei consigli degli amici c'è solo la volontà di vedervi felici, ma voi cogliete solo il lato invadente.